Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Allora ragazzi, è un bollettino di guerra. Cioè, in questo momento la Juventus potrebbe iniziare una rubrica su JTV con i vari bollettini di guerra. La Juventus di Massimiliano Allegri, dopo la vittoria di Lecce, deve fare la conta dei feriti. La conta dei feriti è di 11 elementi importanti che non potranno prendere parte alle prossime epiche battaglie della Juventus. Paul-Emile Pogba lo rivedremo nel 2023, Weston McKennie rischia di saltare la competizione mondiale. Cioè ragazzi, possiamo iniziare veramente a riderci su questa cosa ipotizzando scenari simili, ma è un bollettino di guerra a stile di tanti anni fa, no? Quando si faceva la conta delle cadute in battaglia e altre mille cose. È una roba ragazzi terribile, è una roba senza senso, è una roba che non è mai stato posto un rimedio a questa situazione. È una situazione che non è che è esplosa ora il numero è elevato, ma le avvisaglie del fatto che certe problematiche potessero trascinarsi fino ad oggi, insomma, erano chiare e le avevamo percepite noi tutti, tranne alla Continassa. Non credo, ma allora che minchia fanno? C'è Andreini, head of performance, ma performance de che? Cioè, c'è stato detto che questo Cristiano qua doveva analizzare la filiera dell'infortunato dalla prevenzione infortuni alla gestione dell'infortunio stesso e non è cambiata una beata fava, anzi, la situazione si è aggravata. Ho le palle girate, ok, questo credo che sia palese. Prima di iniziare ragazzi vi invito a iscrivervi al canale anche se ancora non l'avete fatto, e se volete divertirvi, guardate, io mi sto divertendo sto periodo in che modo? Spacchettando i pacchetti di Aira One Football. Trovate il link in descrizione, sono dei video collezionabili con licenza ufficiale Serie A, sono dei video che hanno un valore economico, come potete vedere nel marketplace sono scambiabili, sono vendibili, per cui tutto ciò che andrete a trovare nei vari pacchetti ha un valore economico ben preciso. Io sto aspettando il prossimo drop perché dovrebbe arrivare magari anche il gol di Fagioli, spero che arrivi, sarebbe una figata avercelo perché quello ha un determinato valore importante secondo me, magari a livello economico non esagerato ma a livello affettivo per me importante. Ho spacchettato diversi pacchetti bronzo come potete vedere in queste immagini, ma niente ragazzi di trascendentale, ho trovato veramente poca cosa a parte il bellissimo tacco di Sergej Milinkovic-Savic che è una roba strepitosa e che ha un valore importante, per cui speriamo bene per il prossimo drop. Andate a dare un'occhiata, trovate il link in descrizione. Allora ragazzi, tornando a noi invece, dobbiamo parlare un po' di questo problema di infortunati. Cioè noi ragazzi, ok, che a gennaio un'altra cosa, sembra quasi, vi ricordate la Juve di marzo, quando si parlava della Juve di marzo tanto tempo fa, una Juve che dovrà sempre arrivare e sarà al completo, però adesso ragazzi abbiamo delle partite importanti col Paris, siamo fuori dalla Champions, vero, ma facendo risultato ci si assicura quantomeno la qualificazione in Europa League, che butta via, vista e considerata la scarsità di prestazioni di quest'anno, andare in Europa League, magari con una Juve al completo a gennaio, potrebbe essere qualcosa di interessante. Butta via, anche se la Juventus dovesse, non lo dico, arrivare fino in fondo, ecco, a questa competizione, è comunque un trofeo che manca da tanto. Per cui io sono dell'idea che tutte le coppe vanno giocate fino alla morte, fin dove arrivano le nostre possibilità. Poi se gli altri saranno più bravi, ovviamente si cederà il passo. Non sono convinto ovviamente di vincere, secondo me ci sono squadre molto più quotate di noi, ma al di là di tutto, se andiamo a vedere un po' come stiamo giocando questo periodo, io credo che faremo fatica anche con le squadre che sono meno quotate alla vittoria. Ecco, piccolo dettaglio. Però per il resto, ragazzi, io trovo incredibile la non risoluzione di determinati problemi. Cioè, ma sono state sollevate delle domande sul lavoro dei preparatori o di chi deve fare prevenzione infortuni o della gestione dell'infortunato al GE Medical? Cioè la Juve si sta ponendo delle domande, cioè su questa roba ragazzi bisogna sicuramente lavorarci, ma lavorarci seriamente. Ma come cacchio è possibile? Ma poi non è che ci mancano degli elementi magari di secondo livello, cioè, ci mancano proprio i migliori. Ma io mi chiedo qual è l'attenzione e la cura che viene data al trattamento di ogni singolo giocatore. Oltretutto c'erano dei giocatori che avevano anche dei problemi cronici e questi problemi cronici continuano a susseguirsi. Cioè, adduttori e flessori, il must di quest'anno, il must,
Cioè la Juventus, J Medical, menù, flessori e adduttori. E che palle, ragazzi, ma che palle. Cioè hanno messo questo qua che dovrebbe controllare la filiera, non è saltata alcuna testa, è tutto rimasto invariato. Io mi chiedo, ma che cacchio vogliamo fare, ragazzi? Già facciamo fatica con le prestazioni, col gioco, eccetera, ma ogni volta, ragazzi, ogni santa volta, ogni partita ci mancano due o tre elementi importanti. Bremer col PSG, addio, non c'è, rischia di saltare anche l'Inter. Pogba lo rivediamo a gennaio, rischia di saltare anche i mondiali perché si è infortunato da infortunato, che è una roba pazzesca, cioè stava recuperando al ginocchio, però a quanto pare mi dicono anche che sia un infortunio abbastanza normale. Boh, non lo so, ragazzi. Chiesa, bene, mettiamo l'immagine di Chiesa che si allena, ma rivederlo in campo anche là. Boh. McKennie out, rischia di saltare il mondiale. Boh, ragazzi, ma che cazzo stanno facendo? Cioè, una macelleria, non è un campo da calcio quello là. Cioè, non è un posto d'allenamento normale, è una macelleria. Ora, io sempre sto facendo populismo, ma va bene, perché io non capisco una beata fava di queste cose, non metto bocca sul lavoro dei professionisti, ne do le colpe, ma io credo che in quella filiera c'è qualche problema, c'è qualche anello debole che vada intercettato e sostituito, perché non è possibile. Perché noi ci dobbiamo sempre giocare le stagioni a ranghi ridotti, ma come cavolo è possibile? E questo non può essere l'alibi anche per Allegri, perché è lui cazzo che si sceglie lo staff. Porcaccia la miseria. Cioè, queste sono le cose che mi mandano fuori giri e fuori di testa. Non è normale, cioè non siamo una squadra normale, non facciamo le cose ben fatte. Non... Io, ragazzi, rimango basito, basito nel leggere quotidianamente infortunati. Ora Eling Junior è quel macellaio di Di Francesco, che veramente, mentre all'epoca mi incazzai con Douglas Costa, devo dire che tutto sommato gli poteva dare anche un altro sputacchio in faccia, perché ha fatto un intervento da killer e da infame, scusate il termine, non ha fatto un intervento corretto, sano, stava cercando di far male là, perché era completamente in ritardo, un intervento senza senso. Ma chiudo invece questo video parlando dell'Inter, perché non so se abbiate sentito cosa è successo in occasione di Juve Samp. In occasione di Juve Samp, questo capultra è stato trovato ucciso fuori dallo stadio, e sia chiaro, per questioni extracampo. La curva, per sostenere, insomma, per dare vicinanza al ragazzo, cosa hanno fatto? Hanno cacciato tutti dalla curva nord. Questi per me sono comportamenti da bestie, perché là c'erano famiglie, c'erano bambini, hanno obbligato tutti quanti ad uscire dalla curva nord per dare vicinanza a questo qua, che non lo giudico, perché non ha adesso la facoltà di rispondermi perché è passato a miglior vita. Però sto qua, ragazzi, era un pregiudicato, uno che aveva una marea di problemi. Tu non puoi obbligare uno che si è fatto magari anche 5 ore di macchina per andare a San Siro a vedersi la partita, lo devi obbligare ad uscire fuori. Cioè, lo zoccolo duro degli ultra, se la sentivano di uscire fuori, così, boom, levavano via gli striscioni, uscivano fuori senza obbligare chi era là per sostenere la squadra, una volta magari all'anno, di dover uscire e di doversi guastare quella che doveva essere una festa. Aggiungo inoltre, la cosa che mi ha dato più fastidio in assoluto è il fatto che questa persona aveva dei problemi importanti ed era anche legato al mondo dell'andrangheta. Questo è quello che è stato detto da diversi giornali, alcuni, pochi, molti pochi. Io, ragazzi, vi dico una cosa: se questa roba fosse successa alla Juve, il binomio 'Ndrangheta Juventus avrebbe riempito le pagine di tutti i giornali, di tutti, come è stato fatto nell'inchiesta Alto Piemonte, dove gli ignoranti hanno intuito, ovviamente sbagliando, una correlazione tra 'Ndrangheta e società Juventus, che non c'entrava una beata minchia, perché la Juventus, in qualità di insomma persona informata dei fatti, testimone e in parte anche vittima, non ha mai avuto la parte dell'imputato in quel processo dell'inchiesta Alto Piemonte. La Juventus è sempre stata sentita come quasi parte informata sui fatti e in certi frangenti anche parte lesa, perché soggetta a ricatto da parte di alcuni tifosi che facevano parte di gruppi organizzati dalla Juve, ed è per quello che si è creato il famoso sciopero. La repressione che c'è stata su tutto il gruppo è stata, secondo me, comunque ingiusta, negativa, perché c'è passato di mezzo anche chi su quell'inchiesta, su quella roba, non c'entrava nulla. Colpevole reo magari di aver fatto parte di un gruppo dove
qualche capoccia magari aveva fatto dei aveva avuto dei comportamenti sbagliati. Questo lo trovo sbagliato, perché poi da lì in poi si è cancellata completamente una curva intera. Bisognava operare chirurgicamente là, perché poi, ripeto, il rischio è quello di perdere completamente i gruppi organizzati, e così è stato fatto e così è successo. Detto questo, non metto becco su tutta la vicenda, mi dispiace per la morte di questo qua, perché si tratta comunque, anche se è una persona che ha sbagliato in vita, è una persona che comunque è morta e aveva dei cari e aveva delle persone vicino che magari vanno bene, che non c'entrava nulla in tutto questo mondo. Non mi interessa, non vado a giudicare la persona. Giudico piuttosto negativo il comportamento degli ultra, che hanno obbligato tutti ad uscire dallo stadio. Giudico negativamente i media, perché quando vogliono veramente enfatizzano col sensazionalismo certe situazioni che non andrebbero enfatizzate, invece con altre squadre lo fanno in maniera molto più chirurgica, come giusto che sia. Però con noi questa roba non funziona. Io ripeto, fosse successa una roba simile a noi, ci sarebbe stato il nome della squadra e 'Ndrangheta con binomio abbinato. Questo, ragazzi, ve lo posso garantire. Chiudo questo video augurandovi ovviamente un buon ponte, una delle buone festività, ecco, per i santi, e poi magari ci vediamo domani per parlare brevemente di Juve PSG, la vigilia. E niente, vi mando un forte abbraccio e sempre fino alla fine, forza Juve.